Good morning, ladies and gentlemen. Good morning to all of you. And it seems to me that we can start with the morning session of the fourth day of the school. And so it is my pleasure to introduce to you Professor Rita Businaro, who will give the first lecture of this morning in the session of cardiovascular disease. And Professor Rita Businaro is professor of human anatomy at the Medical School of the University La Sapienza in Rome, and in charge of the neuromorphology laboratory of the Department of Medical Surgical Sciences and Biotechnologies. She received medical degree and PhD degree in Rome at the University La Sapienza, and she also specialized in general pathology. During her career, she was at the Winster Institute of Anatomy and Cell Biology in Philadelphia, and she followed also postdoctoral course in immunology and the Institute for Medical Research in Camden, in New Jersey, in the USA. And now, at present, she is member of the executive board of Fulbright Italian Association, coordinator of the integrated courses of histology, anatomy, and physiology at the School of Medicine in Rome, and coordinator among all the other things of a master second level in neuroimmunology and another master in stress, sport, and nutrition. And most important for presentation of today is that she has been involved for a lot of time in experimental research dealing with topics such as proteins involved in neurotrophic and neurodegenerative processes, and the role of RAGE and LRP in vascular and nervous degeneration, and in particular in heat shock proteins and cytokines in atherosclerosis initiation and progression. So please, Rita, give us your talk. Thank you very much. Buongiorno a tutti. Prima di tutti vorrei ringraziare gli organizzatori per avermi consentito di partecipare a queste giornate di studio e approfondimento sui meccanismi neuroimmunologici che sono alla base delle principali malattie del sistema cardiovascolare. Il mio speech di oggi sarà diviso in tre parti, grosso modo. La prima parte, anche in considerazione dei miei interessi per la morfologia, sarà dedicata all'illustrazione dei diversi tipi di placche, soprattutto ai meccanismi che sono coinvolti nella progressione, nello sviluppo della placca stessa. La seconda parte verterà su alcuni studi che abbiamo condotto insieme con la professoressa Ippoliti per valutare il ruolo di una heat shock proteins nei meccanismi immunitari che sono alla base dell'amplificazione e della progressione della placca. E l'ultima parte verterà su uno studio che è ora in corso nel mio laboratorio e che studia il ruolo di una nuova citochina pro-infiammatoria soprattutto nelle fasi terminali della placca, cioè nelle fasi che preludono allo sviluppo delle manifestazioni delle malattie cardiovascolari, principalmente infarto e stroke, e che dipendono dall'ulcerazione e successiva rottura della placca. Quindi questa sarà il percorso che seguiremo. Come sapete, le malattie cardiovascolari costituiscono la causa principale di morte in tutto il mondo e l'aterosclerosi, quindi la degenerazione che avviene a livello della parete delle arterie elastiche di medio calibro, è alla base
processi degenerativi che appunto si concludono con la tromboembolia che, come dicevo, è alla base di delle principali malattie cardiovascolari. Inizialmente, questo tanto per fare un po' di storia dello sviluppo, di come sono sviluppate, no, le conoscenze in quest'ambito, inizialmente questa patologia è stata associata ad un accumulo di lipidi nella parete di medie e grandi arterie. Successivamente si è capito che questo poteva essere uno dei fattori scatenanti di questo processo, che è considerato ora multifattoriale, e che però prelude poi a quello che è il vero sviluppo della placca, e cioè la partecipazione di cellule dell'infiammazione. Quindi i processi che sono tipici, caratteristici dell'infiammazione, noi li troveremo proprio nelle varie fasi di sviluppo della placca. Quindi si sa che l'aterosclerosi quindi è una malattia infiammatoria cronica che inizia grazie all'adesione di monociti e linfociti a cellule endoteliali attivate. E come è stato dimostrato non soltanto ad osservazioni cliniche, ma anche all'introduzione di particolari modelli di studio animali, quali topi transgenici, in cui c'è stata una mutazione mirata di alcuni geni, e mi riferisco in particolare agli APOE knockout mice o quei topi che invece hanno una mutazione a livello del recettore per la LDL, come poi vedremo. Allora, questo proprio, scusatemi la banalità, però in fondo io mi occupo di morfologia e quindi vi faccio vedere come appaiono queste placche, dalla stria lipidica alla placca fibrosa alla placca ulcerata. Quindi c'è proprio una progressione della patologia, all'inizio delle strie lipidiche che si osservano nella parete delle arterie. Successivamente, questa è una malattia che evolve lungo decadi, si assiste alla formazione di una placca fibrosa. Vedremo che la placca fibrosa è caratterizzata dalla presenza di uno spesso cappuccio che è sintetizzato a partire da cellule muscolari lisce che migrano dalla media e sintetizzano collagene, soprattutto, che ispessisce questo strato fibroso e quindi enuclea il core lipidico, come vedremo, e protegge quindi lo strato endoteliale e fa sì che non si abbia la rottura della placca quando appunto il cappuccio è spesso. E questo vi prego di considerarlo perché è un punto centrale, soprattutto per la terapia. Allora, qual è il goal al quale noi dobbiamo arrivare, per cui noi stiamo facendo diversi studi, e capire qual è il punto fondamentale in cui si ha il passaggio da una placca fibrosa a una placca complicata che appunto presenta queste emorragie anche intraplacche per la formazione di neovasi che sono particolarmente fragili, anche per la particolare morfologia, mancanza di periciti, eccetera, eccetera, che porta a una lesione complicata. E ricordiamoci proprio dai primi anni, no, della scuola di medicina, del corso di medicina, come appare l'aorta normale, come appare una placca fibrosa. Vedete, c'è una grossa stenosi per cui il flusso indubbiamente risulta diminuito, ma è questo il punto fondamentale. Il punto fondamentale è questo. E la formazione di un trombo che dipende dalla rottura appunto di questa placca fibrosa con esposizione di materiale potenzialmente trombogenico, per cui si avrà la formazione del trombo e poi la successiva embolizzazione con tutte le conseguenze che conosciamo. Alcuni aspetti, tanto per illustrarli, perché poi nello studio che presenterò li troveremo. Quindi l'ateroma caratterizzato da un core lipidico che consegue al disfacimento apoptotico ma anche necrotico di cellule squamose, aghi di colesterolo che quindi continuano a essere depositati a livello della parete, calcificazioni e cellule dell'ateroma, intendendo per questo cellule dell'infiammazione, essenzialmente monociti, linfociti
e vedremo anche nelle fasi terminali il grosso ruolo che stanno assumendo i neutrofili, come è stato magistralmente descritto ieri dalla professoressa Marino, ma come confermato da alcuni studi sperimentali su modelli animali che hanno associato una neutrofilia allo sviluppo dell'aterosclerosi, come è stato ultimamente dimostrato, poiché a livello di piastrine attivate viene rilasciata una chemochina, CCL5, che agisce precipuamente sui granulociti, inducendone la migrazione nella parete e soprattutto a livello dell'intima. Perché sono così importanti i neutrofili? Perché i neutrofili secernono, producono quegli enzimi che sono in grado di aggredire le proteine della matrice e quindi di agire selettivamente sul cappuccio fibroso. Questa è la come dire, morfologia macroscopica di un'arteria che ha subito una degenerazione aterosclerotica, e questi sono i vari step. Quindi la deposito di lipidi, vedremo poi come vengono modificate queste, queste molecole per andare ad attivare l'endotelio e indurre una disfunzione endoteliale caratterizzata da una maggiore espressione di molecole di adesione, che favorisce quindi la marginazione in particolare di monociti, poi successivamente anche di linfociti, e poi successiva invasione dello spazio subendoteliale mediante meccanismi di diapedesi. Vedremo poi come queste cellule, proprio grazie al particolare ambiente infiammatorio in cui si vengono a trovare, subiscono delle successive trasformazioni, maturano in macrofagi, cellule dendritiche, e ci sarà, come vedremo, tutta una sequenza di citochine che saranno implicate nell'amplificazione e nella progressione del processo che appunto si cronicizza e forse a questo punto diventa un pochino meno dipendente dallo stimolo iniziale che ha dato luogo a quelle alterazioni morfofunzionali delle cellule endoteliali che sono all'inizio del processo aterosclerotico. C'è stata tutta una classificazione a riguardo sulle varie placche con una distribuzione in gradi che sono caratterizzate appunto da alcune caratteristiche morfologiche. Diciamo che la placca che ci interessa per le conseguenze cliniche, per le manifestazioni cliniche, sono quella di grado quinto, in cui si ha una grossa espansione dell'ateroma circondato però da uno spesso strato lipidico, ma soprattutto la placca di grado sesto o placca complicata che si distingue dall'altra per un progressivo assottigliamento del cappuccio fibroso, che quindi diventa più fragile e va incontro poi a ulcerazione a rottura, quindi costituisce quindi la premessa per lo sviluppo della malattia cardiovascolare. Questo è il primo studio, vedete, di Steri e collaboratori, che ha provveduto nel 95 alla classificazione di questo tipo e appunto la descrizione dei diversi step di progressione della placca. A questo punto vorrei farvi vedere un brevissimo video che ho preso da Nature Immunology di marzo scorso, che vi fa vedere con un cartoon proprio come succede, come avviene la dinamica della progressione di questo evento, quindi a livello della matrice extracellulare, le lipoproteine legate all'apolipoproteina B100 che si deposita, e questo vedremo come stimola la produzione di chemochine che agiscono sia per attirare i monociti che entrano, vedete, nello spazio subendoteliale, maturano in cellule macrofagiche capace di fagocitare l'LDL grazie a un'aumentata espressione di scavenger receptors e poi una trasformazione in cellule squamose. Allora, di tutto questo processo, ok, vediamo quali sono le fasi salienti. Quelle che poi ci interessano, cerchiamo di capire quali sono gli step
che sono stati presi in considerazione nei nostri studi e perché abbiamo pensato di svolgere, di portare avanti questi studi. Quindi molto in breve vedete il monocita che aderisce a queste molecole di adesione principali, no? Sono P-selectin, la molecola di adesione vascolare, la molecola di adesione intercellulare, che fa sì appunto che la cellula entri e vedete quando le LDL arrivano al livello della matrice, si coniugano con proteoglicani e subiscono poi delle modificazioni grazie alla presenza di enzimi tipo mieloperossidasi, come ha ricordato appunto ieri la professoressa Merino, lipossigenasi, specie reattivi dell'ossigeno, ma anche diciamo, quindi questa è la forma ossidata dell'LDL, ma possono anche subire dei processi di glicazione. Infatti uno dei classici fattori di rischio dell'aterosclerosi è il diabete, oltre alle dislipidemie chiaramente, e queste molecole appunto vengono, vanno a infarcire praticamente i macrofagi, che diventano appunto macrofagi grazie alla presenza di particolari fattori come MCSF, prodotti anche dalle cellule endoteliali che subiscono questa disfunzione, e incominciano a loro volta a produrre tutta una serie di citochine e si ha successivamente anche, ecco vedete, questo era il processo che vi dicevo, l'ossidazione dell'LDL, il riconoscimento a questo punto da parte di specifici recettori espressi dal macrofago e quindi vedete la migrazione dei monociti, successiva differenziazione in cellula macrofagica e, come vedete, soprattutto, ecco, vorrei focalizzare la vostra attenzione sui fattori che vengono rilasciati da questa cellula attivata. In primis il tissue factor, che è un fattore che promuove gli eventi coagulativi, le specie reattive dell'ossigeno, citochine proinfiammatorie, come vedremo, metalloproteasi, e poi diciamo la cellula squamosa va incontro ad apoptosi e va a costituire quel core necrotico che vi ho fatto vedere nelle immagini morfologiche. Un'altra componente di estrema importanza, anche se numericamente minore, diciamo, rispetto ai macrofagi, e il linfocita T. Diciamo, tanto per darvi grossolanamente un'idea delle proporzioni delle popolazioni coinvolte, diciamo che c'è un rapporto da 10 a 1, in alcuni casi 4 a 1, c'è cioè una certa variabilità. Comunque l'elemento cellulare predominante è il macrofago a questo stadio del processo aterosclerotico. Quindi anche qui vedete le chemochine che agiscono come stimolo chemiotattico sui T linfociti, che anche loro occupano lo spazio subendoteliale, e a questo punto vedete vengono chiamati in causa i recettori espressi dai linfociti. Ricordiamoci che classicamente i T linfociti sono stati suddivisi in due sottopopolazioni. Vedremo che poi c'è un aggiornamento, ve lo dirò dopo, in due sottopopolazioni, segnatamente TH1 e TH2, TH1 con un preminente ruolo pro-infiammatorio, come vedete dal tipo di citochine che queste cellule sono in grado di rilasciare ed elaborare. Però il fatto che ci sia, ecco, questa diciamo è una panoramica dei tipi cellulari che noi troviamo a livello dell'ateroma, della placca aterosclerotica. Vedete un monostrato di cellule endoteliali che circoscrive una zona costituita da elementi allungati, cellule muscolari lisce, ma anche cellule dendritiche, macrofagi, noi troviamo a questo livello, il core lipidico costituito da colesterolo e debris cellulari, e poi vedete nella zona chiamata spalla, shoulder, della placca c'è questo accumulo costante di cellule dell'infiltrato infiammatorio. Da questo si capisce che
l'infiammazione svolge un ruolo fondamentale appunto nell'evoluzione della patologia. Questo è un cartoon per farvi vedere la formazione del trombo. E poi qui mi sono permessa di fare una piccola digressione che sarà poi sviluppata, approfondita dalla professoressa Ippoliti che terrà la presentazione successiva. Allora, noi sappiamo che i fattori di rischio classici quali sono? Certo, la dislipidemia, il diabete, l'ipertensione, il fumo, la sindrome metabolica che prelude all'obesità. E però a volte in clinica si assiste alla presenza di pazienti colpiti per esempio da infarto, che non rientrano in nessuna di queste classi, cioè non hanno nessuno di questi fattori di rischio, fra l'altro sono anche giovani, allora dice come mai vanno incontro ad un evento di questo tipo? Allora si è visto che lo stress in senso lato, ma in particolare lo stress psicosociale, può giocare un ruolo determinante nel aumentare il rischio cardiovascolare. Quindi, come dirà appunto la professoressa Ippoliti, lo stress può incidere sul sistema immunitario, sul sistema endocrino e quindi alterare quello che è lo sviluppo di una malattia cardiovascolare. Allora, qui vi racconto questo esempio, che è uno studio che è stato fatto durante cos'era, la Coppa del Mondo di calcio? In Germania nel 2006. Allora, che cosa hanno fatto? Hanno visto il numero dei ricoveri per eventi cardiovascolari nel giorno. Dunque, vi ricordo che il 2006 è l'anno, ok, dei campionati di calcio. Allora, hanno visto le cartelle cliniche e hanno osservato il numero dei ricoveri nello stesso giornate, però in anni precedenti, cioè 2003-2005. Hanno visto che in particolare nel match fra Germania, adesso non mi ricordo quale, comunque vedete lì nella didascalia, insomma, quando la Germania aveva un match particolarmente importante, c'è stato un picco dei ricoveri. Quindi, diciamo, uno stress, diciamo, agonistico di questo tipo, era stato in grado di promuovere un aumento dell'incidenza del ricovero per malattie cardiovascolari. Non solo, hanno fatto uno studio su classi di donne in postmenopausa e hanno divisi in gruppi a seconda della loro situazione personale, cioè quelle che avevano un rapporto coniugale soddisfacente, quelle che invece ce l'avevano proprio non soddisfacente per niente e quelle che invece erano non sposate, quindi non erano soggette ad uno stress di questo genere. Ecco, vedete, sono stati riportati, è stato riportato uno score relativo alla placca e anche in seguito a un follow-up durato 3 anni. Allora si vede che, ahimè, le donne che subivano rapporti conflittuali nel loro rapporto coniugale erano quelle che erano più soggette ad una malattia di tipo aterosclerotico e anche, ahimè, nel tipo il mobbing, il tipo di lavoro, quindi praticamente poca gratificazione. Cioè, poca allora, questa è la gratificazione, questo è lo sforzo richiesto. Quindi ci sono anche delle situazioni, forse somebody in the academics, che ha un'alta richiesta di sforzo e a volte poche soddisfazioni, sono quelli che sono più inclini ad andare incontro a malattie cardiovascolari. Questo apre una grossa, qui per esempio vedete, ad alto rischio sono i pazienti che sono affetti da una depressione che può essere monitorata clinicamente. Allora, questo è semplicemente uno studio, diciamo così, di carattere epidemiologico che vi fa capire come il sistema nervoso sia in realtà in grado di spostare, di sbilanciare i rapporti anche esistenti tra popolazioni cellulari, tra attività cellulare. E questo, appunto, come vi dicevo,
lo vedremo dopo. Questo è il discorso che sarà ampliato dopo, fatto da Crusos, sulla importanza del stress system, vedete poi nella sviluppo della disfunzione endoteliale con relativa stato di infiammazione cronica, con poi lo sviluppo di aterosclerosi e malattie cardiovascolari. Ok, ho fatto questa piccola introduzione per farvi capire come sia importante a questo punto studiare anche l'espressione di recettori, di mediatori del sistema nervoso simpatico, per esempio abbiamo sentito, no, ieri delle comunicazioni al riguardo, perché in effetti possono modulare l'evoluzione del processo aterosclerotico, quindi trovare un target che sia in grado di bloccare, agendo su questo target, bloccare l'evoluzione del processo, voi capite bene, ha un'importanza strategica nell'ottimizzare la terapia al riguardo. Dunque, questo è uno studio in cui si è visto che nell'aterosclerosi c'è una grossa componente della risposta immunitaria, cioè una componente autoimmune, cioè nei pazienti sono stati riscontrati anticorpi, ma anche immunità cellulare, nei confronti di antigeni del self alterati. Quali possono essere? Adesso vediamo. Dunque, diciamo, eccolo qui, alcuni antigeni del self modificato, le stesse LDL ossidate e autoantigeni sono stati trovati a livello di placche aterosclerotiche sia nell'uomo sia in modelli sperimentali animali. E sono stati trovati anche autoanticorpi contro questi antigeni associati alla placca. È stato visto ovviamente nei modelli animali che immunizzando gli animali contro questi antigeni è stato possibile influenzare la progressione della malattia. C'è la possibilità di trasferire linfociti specificamente attivati contro gli antigeni in modelli animali e vedere appunto assistere alla progressione della lesione aterosclerotica, così anche come trasferendo anticorpi antigeni specifici. Quindi sicuramente c'è una componente di autoimmunità. Quello che noi, e qui sono arrivata alla seconda parte del discorso, quindi noi negli anni passati che cosa abbiamo pensato di fare? Di vedere se riuscivamo a identificare degli autoantigeni, e la nostra attenzione si è focalizzata sulle heat shock proteins, che sono degli elementi che noi troviamo nelle cellule, sono costituenti normali delle cellule che diventano upregolate in situazione di stress, perché si chiamano heat shock, uno stress termico, però in vari tipi di stress la cellula cerca di reagire inducendo un aumento nell'espressione di queste proteine che hanno una funzione di chaperon, cioè riescono a dare il normale avvolgimento, il normale folding alle proteine in via di denaturazione, quindi si contrappongono alla denaturazione delle proteine. Allora, cosa vediamo in questa immagine? Ecco, una delle heat shock più studiate al riguardo è stata l'HSP60 derivata dalla clamidia, e si è visto in particolare che diversi pazienti affetti da aterosclerosi possiedono anticorpi contro la clamidia, e c'è una cross reazione tra la heat shock protein 60 della clamidia e la heat shock protein 60 presente nell'uomo. E questo perché? Perché si tratta di molecole molto conservate evolutivamente, proprio per questo ruolo fondamentale nel cercare di mantenere l'integrità dell'individuo. E quindi c'è una grossa omologia tra, per esempio, il heat shock protein di un batterio e quella dell'uomo. Allora, cosa può succedere? Può succedere che ci sia il cosiddetto mimetismo molecolare, per cui
inizialmente una risposta immune viene diretta contro le heat shock proteins del batterio, oppure insomma di un patogeno estraneo. Il fatto che ci sia questa cross reazione fa sì che gli stessi anticorpi possano essere rivolti contro i propri antigeni. Ma questo quando? Perché normalmente le heat shock protein sono proteine citoplasmatiche, quindi sono separate dal riconoscimento da parte del sistema immunitario. E si è visto che in situazioni di stress non solo c'è un aumento quantitativo, diciamo così, intracellulare di queste proteine, ma c'è una neoespressione a livello della superficie, quindi possono essere riconosciute, ma c'è anche e soprattutto un rilascio nell'ambiente circostante. A questo punto queste molecole, queste proteine così rilasciate possono andare a innescare una risposta immunitaria. Quindi c'è la componente autoimmune, come vedete qui è praticamente riassunto in questa diapositiva. Quindi quando c'è uno stress si crea, vedete, una risposta anche innata, diciamo, possono essere coinvolti i toll-like receptor, soprattutto toll-like receptor 2 e 4 espressi sulla superficie di antigen presenti in cells quali macrofagi, ad esempio, ok? E quindi in questo modo si ha l'attivazione di una risposta autoimmune. Questo è lo schema di quello che vi ho appena detto. Quindi patogeni, espressione negli agenti infettivi, ma come vi ho detto c'è anche l'espressione di proteine con una elevata omologia, ripeto, nei confronti delle proteine espresse nei batteri. Quando c'è il rilascio abbiamo appunto il riconoscimento grazie ai toll-like receptors e l'attivazione delle antigen presenti cells, l'autoimmunità, che quindi contribuisce ad amplificare i meccanismi dell'aterosclerosi. Okay. E questi sono i fattori di rischio. Noi ci siamo brevemente, vi racconto brevemente perché è un lavoro già pubblicato, quindi giusto per darvi un'idea dell'approccio sperimentale. E noi ci siamo focalizzati sulla heat shock protein 90, che è una delle più abbondanti proteine presente nelle cellule eucariote. E quindi, come vi ho già detto prima, è coinvolta in vari processi cellulari, quindi controlla il corretto folding delle proteine neosintetizzate, ma anche la stabilizzazione e refolding delle proteine in via di denaturazione in seguito a stress, e regola appunto diversi importanti processi della cellula. Questi molto molto in breve vengono indicati anche alcuni pathway intracellulari che vengono signalings che sono conseguenti all'espressione delle heat shock proteins in cellule vascolari dopo stress. Ok, e questa è un'ulteriore panoramica di quello che è il ruolo dell'espressione delle heat shock proteins, soprattutto a livello della parete delle arterie. E questa noi abbiamo appunto pubblicato anche insieme con la professoressa Ippoliti questi studi che riguardano il ruolo delle heat shock proteins nell'aumentare la il processo immunitario a livello della placca. Qual è stato il nostro campione? Sono state delle placche carotidee ottenute da pazienti e abbiamo effettuato degli studi anche sul sangue di questi pazienti. Le placche sono state classificate morfologicamente e questo è molto molto in breve, vi faccio vedere quello che abbiamo ottenuto. Abbiamo trovato cellule positive, vedete, sia a livello dell'infiltrato infiammatorio, veramente c'è una grossa espressione di queste proteine, ma anche a livello di cellule distribuite lungo il core lipidico, insomma l'ateroma vero e proprio della placca. Abbiamo trovato anche una buona positività a livello di cellule allungate presenti nel cappuccio fibroso, e se osservate c'è una positività a livello delle cellule endoteliali, perché sicuramente, visto che c'è lo sviluppo di una placca aterosclerotica,
queste cellule endoteliali sono in uno stato di disfunzione, ok? E poi abbiamo effettuato degli esperimenti in doppia marcatura in immunoistochimica e in immunofluorescenza, cercando di localizzare anche la presenza positività per HSP90. Abbiamo trovato una doppia marcatura in cellule che reagivano anche con anticorpi anti-CD138 e anti-CD3. Ok? E quindi abbiamo visto la compartecipazione, ve lo abbrevio molto il discorso, comunque la partecipazione quindi di cellule fondamentali della risposta immunitaria. Abbiamo anche valutato la presenza di heat shock protein solubile, quindi rilasciata da cellule che sono andate incontro a disfacimento dopo questi eventi stressogeni. E abbiamo visto che nei pazienti vi era, rispetto ai controlli, un deciso aumento della quantità di proteina solubile in circolo. Non solo, siamo andati a valutare con test ELISA anche la presenza di anticorpi diretti contro la proteina nel siero di paziente. Come vedete, nei pazienti c'è un quantitativo di anticorpi sempre superiore al cutoff rispetto ai livelli trovati nei soggetti controllo. Siamo andati adesso senza entrare troppo nel dettaglio, però abbiamo visto che cellule mononucleate, nonché linfociti ottenuti dalla placca, in seguito a stimolazione in vitro con heat shock protein 90, erano in grado di rilasciare interferon gamma. Quindi questa è stata una parte del nostro studio che si è concluso e che ha comunque sottolineato il ruolo e l'importanza della risposta immunitaria delle cellule dell'infiammazione nell'evoluzione della placca. Però, come abbiamo visto, un punto centrale di tutto questo processo è la presenza delle citochine, in particolare citochine pro-infiammatorie che possono portare all'evoluzione della placca nel senso di una placca complicata, ulcerata e quindi formazione di trombi. Quindi abbiamo detto le citochine che giocano un ruolo centrale nel modulare l'immunità, ecco, leggete un attimo con attenzione, innata, adattiva e regolatoria. E quindi qui adesso vi introdurrò un nuovo concetto anche della presenza, come vedremo nelle prossime diapositive, di due nuovi subsets di T-cells, che sono le cellule T-reg, che hanno un ruolo non solo nel mantenere una tolleranza per un'eventuale reazione contro il self, ma anche hanno il compito di limitare, quindi terminare, una risposta immunitaria una volta che questa è stata avviata. E vedremo anche un altro piccolo, un altro gruppo di linfociti che sono i TH17, ma ve lo dirò dopo. Quindi abbiamo detto che le complicanze dell'aterosclerosi dipendono da processi autoimmuni cronici che coinvolgono leucociti attivati che secernono fattori infiammatori e metalloproteasi in grado di aggredire proteine della matrice e quindi di produrre l'ulcerazione del cappuccio fibroso. Il punto è questo: diversi studi hanno implicato il ruolo dell'asse interleuchina 23, interleuchina 17 nell'infiammazione di tipo autoimmune, come è stato studiato in vari modelli sperimentali murini, ma come si è visto anche in alcune patologie autoimmuni nell'uomo. Allora, vediamo quali sono le sottopopolazioni che possono maturare da cellule T naive. Abbiamo detto TH1, vedete il ruolo di citochine pro
infiammatorie in grado di indurre la particolare polarizzazione di queste classi di linfociti, quindi di H1, diciamo soprattutto implicata nella secrezione di interferon gamma, ITH2, che invece producono interleuchina 4, 5 e 13. Ecco, pregherei di focalizzare la vostra attenzione su queste scritte. Quindi si vede il ruolo prettamente proaterogenico di TH1, proinfiammatori. Si pensava che i TH2 potessero essere esclusivamente antioterogenici, invece si è visto che sono potenzialmente, in alcuni studi, proaterogenici. Un nuovo clone, TH17, questi linfociti producono l'interleuchina 17 che innesca poi tutta una serie, la produzione di tutta una serie di citochine proinfiammatorie. E poi i Treg di cui vi ho parlato prima, che servono appunto, sono caratterizzati dal fattore di trascrizione FOXP3 e servono appunto a limitare la risposta immune e quindi risultano essere antiaterogeniche. E questo è un po' complicato, però vi dà l'idea del network di citochine che sono implicate nell'evoluzione della placca. Vedete l'importanza dei macrofagi su cui, attenzione, agiscono delle citochine, delle molecole che vengono prodotte dal tessuto adiposo, come poi vi spiegherà meglio e in dettaglio la professoressa Ippoliti. Vedete che i target cellulari di queste citochine sono svariati. Sicuramente le cellule T naive che in seguito all'ambiente citochinico in cui si trovano a essere immerse si differenziano in senso proinfiammatorio o antinfiammatorio, agiscono sulle cellule muscolari lisce che pure hanno una grossa importanza nella costituzione e nel mantenimento del cappuccio fibroso e sulla cellula endoteliale stessa che appunto può essere indotta via via a iperesprimere queste molecole di adesione che sono importantissime, come abbiamo visto prima, per indurre la migrazione a livello subendoteliale di cellule infiammatorie. Vabbè, questo la possiamo saltare. Allora, il nostro attuale studio è stato iniziato per valutare la presenza di interleuchina 23 in placche umane ottenute dalla carotide. Perché 23? Perché l'interleuchina 23 è necessaria per mantenere i cloni di linfociti TH17, cioè quei cloni che producono interleuchina 17 che innesca tutta una serie di conseguenze proinfiammatorie, tanto per essere brevi, che poi porteranno alla formazione di ulcerazioni nella placca. Quindi questo è un punto focale nell'evoluzione in senso di malattia cardiovascolare. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto se IL-23 si trovava in queste placche, in placche complicate, placche avanzate, e questo l'abbiamo fatto sia mediante esperimenti di doppia marcatura. E abbiamo visto anche se questi elementi cellulari erano in grado di produrre l'RNA specifico per la proteina. Abbiamo poi successivamente confermato la presenza della proteina mediante Western blot. Allora, questo molto molto in breve, diciamo, abbiamo una classe di citochine costituite da eterodimeri, che è la classe delle citochine IL-12, IL-23, IL-27. Limitiamoci a considerare gli IL-12 e la IL-23. Queste due citochine condividono una proteina che è la P40, mentre si differenziano rispettivamente per la presenza della subunità P19, gli IL-23, e per la subunità P35. Per quanto riguarda gli L12, quindi avranno una parte comune che in effetti si lega a uno stesso recettore e una parte specifica che invece si lega a recettori specifici.
qual è la funzione della 23. La funzione la vedete riassunta in questa diapositiva, quindi induce la produzione di citochine anche da cellule dell'immunità innata, ma soprattutto induce l'espressione e il mantenimento dei cloni responsabili della sintesi di TH17 che poi porta alla produzione di altre citochine proinfiammatorie. E soprattutto, vedete, blocca i Treg, quindi indubbiamente ha un comportamento che dovrebbe indurre l'evoluzione dell'aterosclerosi. Allora, qui vedete a diverso ingrandimento le placche, la stessa placca studiata a diverso ingrandimento, questa è semplicemente una reazione specifica per l'interleuchina 23. E come vedete la positività si trova soprattutto concentrata a livello, qui lo vedete a maggiore ingrandimento, quindi è più facile riconoscerlo, a livello dell'infiltrato proinfiammatorio che si trova alla spalla della placca, ma anche a livello, vedete, degli elementi che si trovano in periferia, e qui si vede un pochino meglio, è più chiaro il discorso, vedete in questi elementi allungati, questo sono cellule endoteliali, quindi qui abbiamo il lume del vaso, questi elementi allungati che si trovano proprio a livello del cappuccio fibroso. Qui si vede l'ateroma e qui il maggiore ingrandimento, appunto questi elementi localizzati nel cappuccio fibroso. Poi abbiamo fatto una doppia marcatura per identificare le cellule in grado di esprimere IL-23. E le abbiamo riconosciute come essere positive a una marcatura per CD68, quindi elementi della serie monocito macrofagica e anche cellule dendritiche. E quindi il colore scuro marrone è legato, vedete, alle cellule positive per la 23, mentre la colorazione rossa è associata, qui forse nel dettaglio si vede un po' meglio, alle cellule infiammatorie, appunto, che sono distribuite al confine della placca. E questa è un'altra tecnica, sempre di doppia marcatura. Qui si vede molto bene, si vede, guardate, questa positività granulare, quindi nel citoplasma delle cellule, che è associata alla presenza di interleuchina 23. Qui vedete rispetto alla placca, qui siamo a livello dei bordi e quindi si vede chiaramente, queste sono emazie, vedete un nucleo di una cellula endoteliale e qui queste cellule che secernono attivamente interleuchina 23 e diciamo che questa localizzazione fa supporre, e ci sono tutta una serie, diciamo, di lavori in letteratura che però si sono focalizzate eminentemente sia su modelli murini tipo Liapo e Knockout Mice, ma anche sullo studio di placche aterosclerotiche derivate da pazienti, si sono concentrati soprattutto sullo studio della 17. Ma noi pensiamo che l'interleuchina 23, che appunto è a monte dei cloni TH17 in grado di produrre successivamente queste altre citochine, possa essere un target più adatto ad essere aggredito da trattamenti farmacologici. Questo è il risultato di un Western blot relativo alla presenza di P19, cioè quella subunità che è esclusiva dell'interleuchina 23. Si vede che è presente in quantità discrete a livello degli omogenati di placca. E poi abbiamo fatto anche una FISH, quindi Fluorescence in Situ Hybridization per la 23, quindi una sonda specifica per l'RNA messaggero in un antisense marcato con fluoresceina che si lega a questi elementi allungati che noi abbiamo trovato nel cappuccio. Questi sono dei piccoli dettagli e poi qui si intravede una doppia marcatura perché abbiamo fatto seguire alla ibridazione con la sonda marcata anche una incubazione con un anticorpo specifico per il CD68 che di nuovo è risultato presente a livello di questa
di questa, qui non si vede, però vabbè, comunque, a livello del cappuccio fibroso. In ultimo, quello che stiamo facendo adesso, tanto per darvi, ecco, un dato ancora non conclusivo, ma insomma che secondo me è significativo, noi abbiamo stimolato in vitro con LPS, quindi un potente induttore dell'infiammazione, le due sottopopolazioni recentemente descritte per i macrofagi, M1 ed M2, quindi M1 proinfiammatori, a differenza della sottopopolazione M2. Vedete che questi sono macrofagi ottenuti da sacche di donatori normali, quindi da diversi individui, per questo c'è una variabilità individuale. In ogni caso, a prescindere da quella che è la risposta, quindi l'entità della risposta, vedete che comunque si registra rispetto alle altre popolazioni ottenute dallo stesso individuo, si registra una risposta, cioè una produzione di interleuchina 23 misurata in ELISA, quindi qui riportata come picogrammi per millilitro soltanto nella popolazione proinfiammatoria. Questo è il risultato di una RT-PCR, vedete, si ha una banda appunto per la 23 soltanto nelle popolazioni M1 e poi la banda è stata sequenziata, qui purtroppo non si vede, comunque è stata riconosciuta come specifica per la porzione amplificata della interleuchina 23. Quindi questo è un altro dato a favore del grosso ruolo proinfiammatorio di questa citochina che noi abbiamo localizzato, identificato, associato a componenti dell'infiammazione e specificamente a componenti della linea monocito macrofagico a livello di placche aterosclerotiche e carotidee. Quindi qual è la conclusione che possiamo trarre da questi studi che sono in corso nel laboratorio della Sapienza? Dunque, quindi la 23 è strettamente associata a macrofagi localizzati nella parete infiammata delle arterie, sia a livello appunto propriamente dell'infiltrato infiammatorio, ma anche a livello dello spazio subendoteliale, come abbiamo visto, a livello del cappuccio fibroso. Abbiamo anche, questo non ve l'ho detto per brevità, comunque abbiamo cercato di valutare delle differenze nei livelli di interleuchina 23 nei sieri dei pazienti, però noi non abbiamo trovato quantità dosabili nel siero di questi pazienti e quindi questo ci ha indotto a pensare che la molecola svolge un'attività pro-infiammatoria locale e questo diciamo, conferma i risultati di un altro gruppo di ricercatori che hanno visto che stimolando in vitro cellule muscolari ottenute dall'aorta di topi ApoE c'era una produzione aumentata nelle cellule, ma non era possibile misurare questa nei sopranatanti delle cellule. Quindi pensiamo che questa citochina abbia una grossa importanza nel determinismo dell'infiammazione a livello locale, quindi nell'evoluzione della placca, e pensiamo che possa essere un candidato per una terapia mirata della placca per limitare la formazione di rottura delle placche. Grazie.